Benvenuti ragazzi su Techno User. In questa, diciamo, breve guida vi faccio vedere quali componenti scegliere per assemblare un PC multimediale da 350 euro o intorno, insomma, a quella cifra. Abbiamo anche fatto, come potete notare, un articolo sul nostro blog e sono qui a dirvelo anche sul canale YouTube. È un computer ovviamente dedicato a tutta la famiglia, ma non è per giocare. Qualcosa sicuramente girerà su questo computer, qualche gioco sicuramente girerà, ma non è per giocare. È un computer per le attività quotidiane, come vedere un film anche in Full HD, ovviamente, e come anche lavorare con i fogli elettronici, ma non è un computer per lavorare. Allora, abbiamo scelto come case, e iniziamo da qui, uno Zalman Mini Tower, quindi un computer, un case di dimensioni, ecco, non molto esose, in modo da poter essere utilizzato in qualsiasi stanza di spazi piccoli. È anche molto discreto, come potete anche vedere dalla foto, ed è carino, ecco. Possiede anche le porte USB 3.0 davanti, quindi è un ottimo case, ha una buona reazione, molto consigliato per il prezzo a cui viene venduto. Abbiamo poi scelto una scheda madre con socket AM3+, della ASRock. Possiede il supporto alle DDR3 sino alla frequenza 1866, questa è un'ottima cosa, e possiede 4 porte USB e anche supporto al 5.1. Per quanto riguarda la diffusione audio, ha anche diciamo un chip grafico integrato, ma ovviamente noi abbiamo inserito anche una scheda video dedicata, ecco, per essere un po' più duri come PC. Altrimenti si può anche evitare di comprare la scheda video e utilizzare la scheda madre per la riproduzione video. Ovviamente non vi garantisco in questo caso che la riproduzione di film in Full HD possa uscire discretamente. Abbiamo scelto un processore AMD FX 4003, consuma soltanto 95 watt ed è un quad core da 3 GHz e 8, con 8 MB di memoria cache. È un buon processore, consuma veramente poco e ha una buona potenza. Questo vi permette di avere una buona risposta dal vostro computer su varie attività senza impuntamenti. Andiamo giù, abbiamo scelto la RAM Fury HyperX, è una DDR3 da 1600 MHz, ovviamente da 4 GB di RAM, e questo vi permetterà di dare un buon supporto al vostro processore, nonché grazie anche alle frequenze, non sono molto basse, sono abbastanza altine, 1600 MHz, per una DDR3. E questo vi permetterà di avere sempre un computer molto molto reattivo alle vostre richieste. Abbiamo scelto una scheda video ASUS GT 730 con 4 GB di memoria dedicata. Abbiamo scelto questo quantitativo di RAM perché sulla riproduzione di film in Full HD o anche a risoluzioni un po' superiori ne ha bisogno. Ovviamente non è una scheda video veloce, come ho detto prima, non vi permetterà di avere un computer per il gaming. Qualche gioco sicuramente lo farà girare, qualche gioco del 2015, ma non vi aspettate chissà che. Questo non è un computer da gaming, ve lo ripeto, un computer multimediale utile per tutte le case. Abbiamo scelto un hard disk da ben 1 TB, così ci potete mettere qualsiasi cosa sopra, è utile per tutti, così perché potete andare ad archiviare foto, video, film e quello che volete senza problemi, senza pensieri che la memoria si riempia. Abbiamo scelto poi un alimentatore di discreta qualità, è un Corsair, la versione VS550 che è da 550 watt, ben sopra la media rispetto agli alimentatori del mercato, ha certificazione 80 Plus, insomma, un alimentatore di tutto rispetto per un computer di questa fascia che vi reggerà tranquillamente ogni cosa che farete e richiederete dal PC. Il totale è intorno a, come abbiamo detto, 350 euro, una spesa veramente
poca per un computer che vi permette di avere molto, molto, molto. Va bene, ragazzi, questo è tutto. Cliccate mi piace, condividete il video se vi è piaciuto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!